Non dobbiamo pensare che sia una cosa puerile credere nell'esistenza di uno specifico angelo custode donato dal Creatore ad ognuno di noi. Come testimoniano la Sacra Scrittura, il Catechismo e molti santi mistici, ognuno di noi ha accanto a sé un angelo incaricato da Dio a proteggerci e ad accompagnarci verso la salvezza eterna. Non temiamo quindi di invocarlo spesso e di credere fermamente che ci è sempre accanto, appositamente per noi, anche se non lo vediamo. Egli vede quello che facciamo e guarda direttamente Dio, intercedendo anche per noi. Non chiediamo troppo le motivazioni della sua misteriosa presenza perpetua. È molto più efficace salutare per le nostre anime, credere che l'angelo ci ascolta, ci avverte quando siamo tentati, ci ammonisce quando cadiamo nel peccato e ci consiglia di compiere il bene. L'angelo custode ha anche il compito di accompagnarci nell'aldilà. Non sprechiamo questo grande dono che il Signore ci ha dato sin dal nostro concepimento. Non rimaniamo indifferenti verso la sua presenza. Dovremo rendere conto a Dio anche di questo.